trentenne arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. Temporali sparsi nelle Marche, ad Ascoli chicchi di grandine grandi come limone hanno provocato paura e disagio, all'Asciutto invece la costa pesarese. Matteo Ricci ha deciso, resterà sindaco di Pesaro fino alla fine del mandato, mi dovrete sopportare ancora, detto in un videomessaggio. Divorzio politico tra il leader di Io Apro, Umberto Carriere, e Vittorio Sgarbi. Non possiamo cancellare la nostra dignità appoggiando partiti come Forza Italia. Dopo i temporali torna l'afa. Nei prossimi giorni temperature in salita che sfioreranno i 40 gradi. O si va al mare oppure me ne sto a casa con l'aria condizionata. Per gli amanti dei cani, a Fano il programma Marche Winner, un evento dedicato all'esposizione internazionale di oltre 200 razze canine. Accoglie al Metauro tutti pazzi per il Don Matteo girato dai ragazzi del paese. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori a questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 19 del Digitale Terrestre, c'è l'informazione locale. Cominciamo da Fossombrone, partiamo dalla cronaca dove i carabinieri hanno arrestato un giovane trentenne, in casa aveva 30 grammi di marijuana, 10 di hashish e tutto l'occorrente per il confezionamento. I carabinieri della stazione di Fossombrone hanno tratto in arresto un trentenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno sottoposto a controllo un giovane trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana. Gli accertamenti successivi hanno permesso non solo di risalire a chi gli aveva venduto la droga, ma di constatare come in più occasioni e con una cadenza di circa una volta al mese, il ragazzo si era rivolto al trentenne per l'acquisto dello stupefacente. Il forsembronese è stato sorpreso a bordo della propria auto tra le vie del centro storico e trovato in possesso di uno spinello già confezionato. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori 30 grammi di marijuana e 10 di hashish, nonché un cospicuo materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, tra cui due trituratori, un bilancino di precisione, taglierini e tutto l'occorrente per il confezionamento delle singole dosi. Il giovane, subito dichiarato in stato di arresto, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. All'esito della convalida gli è stata applicata la misura dell'obbligo di firma. Risponderà di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dunque resta costante lo sforzo dei carabinieri di Fossombrone nel controllo del territorio, nell'attività di contrasto allo spaccio, in particolare tra i giovanissimi. E adesso apriamo la pagina del maltempo. Una grandinata improvvisa di pochi minuti è precipitata sulla città di Ascoli Piceno questo pomeriggio intorno alle 13.30. Chicchi di ghiaccio grandi come limoni hanno provocato danni ad abitazioni ed automobili, allarmando i cittadini e creando disagio. Finestre rotte e circuiti elettrici in tilt, ma fortunatamente nessun incidente stradale o ferito. Comunque dobbiamo registrare numerosi interventi dei vigili del fuoco, una quarantina sia a Macerata che in altre province, un acquazzone invece ha interessato l'Anconetano. Sono 32 invece le persone soccorse nella giornata di oggi nella spiaggia di Mezzavalle ad Ancona. Si è trattato di donne, uomini e ragazzi che stavano percorrendo il sentiero che porta alla strada provinciale del Conero e che sono rimasti bloccati per la strada resa scivolosa dal maltempo. Sono subito intervenuti i sommozzatori e il nucleo nautico dei Vigili del Fuoco che hanno prelevato i passanti dalla pioggia e li hanno trasportati fino al molo di Portonovo. Ed è scattato invece questa mattina l'allarme in via del Novecento a Pesaro, dove si è scatenato un principio di incendio all'interno della farmacia Peroni. La causa si pensa possa essere stata il cortocircuito di un congelatore. Sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che hanno gestito la situazione ed evitato danni ingenti agli ambienti. Non è stato riscontrato alcun ferito e sono già in atto le operazioni di bonifica.
Restiamo a Pesaro perché Matteo Ricci ha finalmente deciso, ufficialmente ha detto, resto alla guida della città. Cari pesaresi, dovrete sopportarmi per altri 2 anni. Ho deciso di rimanere sindaco della città, pur sapendo che da Roma in Parlamento avrei potuto dare un grande contributo alla nostra terra, me l'hanno detto in tanti in questi giorni, anzi ringrazio coloro che avevano scommesso su una mia candidatura. Però ci sono delle norme discriminatorie nei confronti dei sindaci. Per candidarmi mi sarei dovuto dimettere entro domani e alle mie dimissioni sarebbe arrivato il commissario prefettizio. E chiunque ama la propria città e chiunque ha responsabilità di governo non può fare commissariare la città per quasi un anno, fino al maggio del 2023. Quindi rimarrò sindaco fino all'ultimo giorno, anche perché abbiamo tanto da fare, una fase con grandi opportunità e grandi insidie, a iniziare dall'inflazione che in autunno batterà ancora più forte, però abbiamo anche grandi opportunità legate agli investimenti. Stiamo portando a Pesaro davvero una mole di investimenti impressionanti, quindi dovremo gestire quei progetti, metterli a terra e sarà un compito molto gravoso. Così come dobbiamo completare alcuni elementi del programma di governo e soprattutto abbiamo la grande sfida della Capitale della Cultura 2024, che può cambiare la realtà, l'economia, l'immagine turistica della nostra terra per le nuove generazioni. Quindi fino all'ultimo giorno sindaco della città, che è la cosa più bella che può capitare a chi ama la politica, e al tempo stesso grande mobilitazione a livello nazionale, come ho fatto in questi anni, e sicuramente nei prossimi mesi anche questo impegno continuerà ad aumentare. E si dividono invece alla vigilia della campagna elettorale le strade tra Umberto Carriere e Vittorio Sgarbi, considerato amico di Io Apro. Questa mattina la decisione è stata resa pubblica sui social dal ristoratore pesarese e condivisa dai suoi sostenitori. Si conclude l'esperimento politico con Vittorio Sgarbi, ha scritto, che rimane comunque un grande sostenitore e amico di Io Apro. Non siamo disposti a scavalcare i nostri principi e cancellare la nostra dignità, sostenendo partiti come Forza Italia che hanno sempre appoggiato ogni restrizione governativa illegittima e che ci hanno fatto letteralmente vomitare. Queste sono le parole di Carriera. Cambiamo adesso invece argomento. A Sant'Orso di Fano è stato inaugurato un nuovo parco inclusivo. Simona Zonghetti. Il gioco è un diritto che deve essere garantito a tutti. Va in questa direzione l'intervento messo in campo dall'amministrazione comunale di Fano che lunedì, in via Petri a Sant'Orso, ha inaugurato il terzo parco inclusivo della città dopo quelli di Rosciano e Carrara. Dotato di 5 giochi adibiti per i bimbi diversamente abili e normodotati, nel parco sono state installate 2 altalene di cui una a castello e l'altra a doppia seduta, uno scivolo, una giostrina e un'arrampicata per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. Nella base un tappeto in gomma antitrauma per una maggiore sicurezza. Abbiamo installato delle nuove panchine, dei nuovi tavoli sempre a perimetro di questo spazio, ripristinato la pavimentazione ammalorata che era sempre meno sicura, installeremo 3 telecamere proprio qui sul parco, abbiamo ripristinato anche all'interno della piazzetta Madre Teresa di Calcutta quella che era l'area giochi, disinstallando 2 giochi fatiscenti, 1 gioco a molla, nello specifico un gioco a barchetta che abbiamo invece ripristinato e anche una nuova altalena. Oltre questo abbiamo ripristinato 2 fontane, sia quella al centro della piazza che quella piccola. Quella al centro della piazza naturalmente oggi faremo solo una dimostrazione di 1 minuto perché c'è un'ordinanza, c'è una crisi idrica in corso per cui verrà ripristinata completamente da settembre. E nello stesso tempo abbiamo fatto dei lavori importanti anche sul parco, lo skate park, che è un'area abilitata a giovani, laddove l'abbiamo illuminato sia la pista che la parte limitrofa e dotato di una fontanella, per cui siamo molto contenti perché questa è una risposta non solo di gioco ma di benessere per tutto il quartiere. Il nuovo parco di Sant'Orso, ha poi commentato il sindaco Seri, è un ponte verso una città a misura di bambina e bambino senza distinzioni, garantendo momenti di incontro, ha detto il primo cittadino, prepariamo la nostra comunità a vivere il futuro. Abbiamo sempre sostenuto che la qualità della vita si misura nei quartieri dove si vive e si abita e uno dei nostri obiettivi è che in tutti i quartieri ci siano degli spazi giochi, degli spazi per ritrovarsi e che siano inclusivi. E mi sento di fare una raccomandazione.
quando inauguriamo è sempre un momento bello, vedere le bambine e i bambini che giocano è bello, però dobbiamo voler bene a questi spazi, dobbiamo mantenerli. Mi dispiacerebbe se dopo poco tempo già rompiamo e roviniamo qualcosa. Allora un appello lo faccio a tutti, ai più grandi e ai meno grandi, di voler bene alle cose dell'amministrazione, perché sono le cose di tutti. Quando le cose sono del comune, sono della comunità, appartengono a ognuno di noi e quindi dobbiamo tutelarle, difenderle e mantenerle. Quindi ecco, ma io sono convinto che questo lo comprendano tutti e impegniamoci allora a vivere questi spazi, a divertirci, ma anche a mantenerli noi. Torniamo a parlare del caldo, perché un po' in tutta Italia persistono queste temperature molto elevate provenienti dal continente africano. Nonostante un po' di refrigerio di queste ultime ore, le temperature torneranno a sfiorare i 40 gradi. Sentiamo le interviste che ha realizzato alla gente Giada Quacci. C'è chi parte e chi decide di rimanere a rinfrescarsi in casa o nelle spiagge fanesi. Sono queste le reazioni dei cittadini a questa ondata di caldo che persiste anche nella nostra città. Sentiamo le interviste. Un mese di caldo da record, come sta passando le sue giornate? Devo dire che qui nelle Marche è benissimo, perché sul mare è bello ventilato, quindi si sta molto bene. A Milano un po' meno, però insomma si fa il possibile. Quindi è venuta qua per rinfrescarsi? Sì, rinfrescarmi e stare in vacanza, devo dire che è davvero molto bello. Come sta passando le sue giornate? Ah, io sono spesso dentro casa, se esce il mattino perché è un pochino più fresco, e la sera sempre dentro casa perché è troppo caldo. E come prevenire questa situazione? Vado al mare quanto posso, magari sto in acqua un pochino e mi rinfresco così quanto posso. Se no sto a casa. Da pazzi qui, a casa col clima, basta. O al mare qualche volta così, ma per 5 minuti, 10 minuti al mare, poi me la cavo. Siamo qui venuti a fare un giretto così, sperando nel tempo che raffrescasse, però molto poco, per la verità. Aspettavo molto di più dal tempo, la clemenza del tempo non c'è. O si va al mare, oppure me ne sto a casa con l'aria condizionata. E se devo stare al lavoro, senti qua, nonostante tutto, si sta bene. Bene, bene. Dai, molto bene, anche perché io vengo di Dubai e sono qua per 2 mesi, quindi dai, sto bene, devo dire la verità, per il caldo che fa Dubai sto veramente bene qua. Quindi sei venuta a Fano per rinfrescarti un po'. Esatto, esatto, si sta a Fano, è veramente bellissima, molto molto bella come città. Ed ora passiamo invece alle vostre segnalazioni, andiamo a Ponte Sasso di Fano, all'entrata del sottopasso, dove un nostro reporter ci ha inviato queste foto di una buca a ridosso di un tombino molto pericolosa. È più di un mese che è in questo stato, ci ha scritto, quella zona è molto frequentata da bambini e da anziani che a piedi vanno e vengono dal mare, pertanto c'è il rischio oggettivo di cadere e farsi del male. Sarebbe bene, aggiunto il segnalatore, provvedere subito ad una sistemazione. Un'altra segnalazione invece ci viene inviata da una nostra telespettatrice sullo stato di degrado del cimitero di Rosciano, sempre nel Fanese, sia nella parte interna che in quella esterna. Come vedete dalle foto, la rete del cancello è totalmente rovinata e l'intonaco si sta staccando. Dal 28 al 31 luglio al CODMA di Fano si terrà Marche Winner, che è un evento dedicato all'esposizione internazionale e nazionale di cani. Filippo Pucci. Il CODMA di Rosciano per 4 giorni si trasformerà in un grande palcoscenico per ospitare il Marche Winner 2022, l'esposizione internazionale e nazionale canina dal 28 al 31 luglio. Più di 200 razze saranno presenti nell'area del centro ortofrutticolo, formati in 10 gruppi. Grande partecipazione anche da fuori Italia, con la presenza di francesi, austriaci, belgi e spagnoli, sparsi negli hotel e agriturismi del nostro territorio. L'ingresso è libero, chi vuol venire, siccome la manifestazione inizierà alle 17.30 del pomeriggio e finirà all'incirca verso le 21, chi vuole la prima parte, poi ci sarà una seconda parte dove verrà proclamato il miglior cane della giornata, uno ogni giorno,
E quindi ultimeremo il tutto all'incirca verso le 23. È un'occasione per passare una serata venendo ad osservare varie razze di cani che parteciperanno alla manifestazione. È una prova morfologica dove verrà valutato per ogni razza se questa razza appartiene ancora in maniera perfetta allo standard che rappresenta. Presenti 18 giudici internazionali che valuteranno per ogni giornata le varie razze canine partecipanti. Più di 2000 invece gli amici a quattro zampe che si sfideranno nei 4 giorni sotto la struttura allestita ad hoc dalla Protezione Civile CB Club Mattei di Fano e dalla Cooperativa Tre Ponti. Nell'ultimo giorno della domenica, tutti i giorni ci sarà un best in show, che è quello che decreterà per ogni dei 10 gruppi di appartenenza delle razze, e verrà scelto il miglior cane di quell'evento, che è l'evento di quel giorno. E alla domenica ci sarà sempre la stessa modalità di giudizio, poi alla fine i migliori cani delle 4 giornate parteciperanno a un evento che si chiama Supreme Best in Show, e dove verrà giudicato e verrà proclamato il primo, secondo e il terzo della manifestazione dei 4 giorni di questa 3 giorni di internazionale e un giorno di nazionale che si svolgono qui al Conma di Fano. L'evento è organizzato dal Club Cinofili di Pesaro e Urbino insieme al gruppo di Iesi, Fabriano ed Ancona. Una collaborazione con l'ENCI che si è aperta negli anni scorsi con l'esposizione canina nazionale, che da quest'anno diventa esposizione canina internazionale, dove verranno giudicati i migliori cani del mondo, le migliori razze del mondo, verranno giudicati da una serie di giudici che arrivano da ogni parte del mondo per un'attività importante che si realizza nell'area COD, ma che ormai si presta più per essere sempre un quartiere fieristico, un'area espositiva che guarda alle varie ambienti tematici della città, dall'enogastronomia, area Codma, nel weekend una delle più importanti esposizioni canine del mondo. E adesso parliamo di cinema, cinema di casa nostra. Chi è che non ha visto almeno una volta una puntata di Don Matteo, un film, una serie che è andata molto bene e che è durata diversi anni in onda sulla Rai? Ebbene, un gruppo di giovani di Colle al Metauro ha pensato di realizzare una cosa simile e il risultato è davvero sorprendente. È stato girato nei luoghi più suggestivi e caratteristici di Colle al Metauro, il film che ha preso spunto dalla fiction Don Matteo grazie a una brillante intuizione di Giacomo Vitarelli, che per l'occasione ha vestito i panni del protagonista. Ben 30 ragazzi dai 16 ai 18 anni che hanno fatto parte del cast in questo lungometraggio intitolato Il giovane Don Matteo, tratto dal vero episodio Non avrai altro Dio all'infuori di me. Giacomo, da che cosa è nata l'idea? L'idea è nata tanti anni fa, quando ero piccolo. Ho sempre avuto un debole per questa fiction, per Don Matteo. Infatti sono andato 2 o 3 volte già sul set di questa serie TV, e nel corso degli anni sono riuscito a conoscere un mio amico, si chiama Colonna Lorenzo, che già aveva fatto queste esperienze nel mondo delle serie TV, e grazie a lui e tutti gli altri miei compagni che sono riuscito a chiamare e far partecipare a questa esperienza, sono riuscito appunto a realizzare questo progetto. E quest'estate verrà proiettato con lì al Metauro? Sì, abbiamo fatto già una proiezione la scorsa estate a Calcinelli, appunto a Colli al Metauro, e abbiamo richiamato appunto da tutto il territorio circostante molte persone. Abbiamo avuto molto successo e perché no anche quest'estate di ripeterne un'altra, casomai anche in un'altra parte qui della nostra provincia, anche forse qui nella città di Fano. Altri progetti? Sì, abbiamo già cominciato a pensare ad un proseguimento di questa serie TV, e infatti quest'anno no, perché abbiamo numerosi impegni, ma già dal prossimo anno cominceremo appunto, cioè, speriamo di cominciare le nuove riprese. Buon viaggio! Buona fortuna! Grazie, mi raccomando, comportatevi bene, altrimenti il maresciallo chi lo sente? Lorenzo, ma quanto tempo ci avete impiegato per girare il film? Ma allora, il lavoro di scrittura l'abbiamo iniziato nel febbraio 2020, e dopo, la prima volta che siamo andati a registrare sul set è stata nell'estate 2020, e ci siamo fermati durante l'inverno fino all'estate 2021,
e abbiamo riguardato le scene che avevamo fatto, le abbiamo sistemate tutto e poi nell'estate 2021 siamo tornati sul set a registrare, abbiamo concluso, è stato un lavoro lungo perché comunque anche il montaggio più di 100 ore. E quali sono state le emozioni dopo aver visto il lavoro finito? È stato bello perché vedere riassunto tutto in 2 ore di fronte alla gente, di fronte agli applausi e tutto ti fa dire rifacciamolo. Ecco, oggi è un hobby, potrebbe diventare anche una professione? In futuro vedremo, adesso per ora rimane un hobby e rimane una passione. Vedremo cosa accadrà e come si evolverà la situazione, dai. Ci tenevamo anche a ringraziare comunque tutti perché il progetto non sarebbe mai riuscito, non sarebbe mai giunto al termine se fossimo stati io e Giacomo, quindi grazie a tutti i nostri amici che ci hanno aiutato, ai genitori dei nostri amici con le macchine, con i trasporti, con il materiale, che hanno reso possibile comunque tutto questo che prima era un sogno e poi si è trasformato in realtà. E adesso una breve di sport per parlare di questa iniziativa del Centro Sportivo Italiano di Fano con il volley e il basket che hanno riunito sotto il sano principio dello sport ragazzi provenienti da diverse regioni d'Italia. Sono iniziati lo scorso fine settimana, infatti i tornei che termineranno il 6 e 7 agosto con il Beach Volley CSI Fano. Protagonisti nonché ospiti degli eventi, le spiagge Bagni Carlo, Gabriele Caffarzilla, gli organizzatori Sportland, Nuova Beach House, CSI Alex Amato e Luca Marini. E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Noi ci vedremo domani mattina alle 7 con occhio ai giornali, tra poco c'è la pubblicità, poi le previsioni del tempo e la programmazione di Fano TV. Arrivederci.